Caragdur, ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti se è il vostro primo video del canale. Io sono Rudy e non ci vediamo da un po'. Quest'estate piena di impegni, bellissimo, ma eccoci qua, finalmente tornati e come potete vedere, effettivamente c'è molta roba nuova qua. Ho inserito un rack, ve l'ho fatto vedere su Instagram. Seguitemi su Instagram. E sul rack abbiamo montato questo set di piatti veri bucati che sono i piatti low volume della Millennium Steel Symbols. Questa è la versione dorata, diciamo. C'è anche la versione silver, ma io preferivo il sound di questo modello dorato. Cosa ci fa questo modello dorato appunto sopra questa batteria? Il tentativo massimo è quello di potenziare questo strumento per poter suonare dal vivo in locali piccoli dove non vogliamo fare troppo rumore, ma vogliamo comunque poter accedere come batteristi anche rock, metal, anche con dei generi musicali molto rumorosi. Questo set di piatti potrebbe essere la soluzione finale avendo l'MPS 1000, un set di piatti low volume, ed eliminando quello che ormai avete capito essere il grosso problema di questa batteria elettronica, ossia la gestione del piatto elettronico Charleston, quindi della hi-hat. In questo modo posso risolvere non solo il problema hi-hat, ma posso utilizzare un intero set vero. Ma come faccio dal vivo a fare questa cosa? Questa cosa la faccio microfonando i piatti low volume. Perché attenzione bene, non usiamo i piatti low volume solo ed esclusivamente per fare poco rumore e rimanere in casa nostra a studiare come dei matti, ma lo possiamo sfruttare a nostro favore per avere un doppio utilizzo: studiare a casa e fare poco casino, ma andare dal vivo con dei piatti che non rompono le scatole anche in piccoli ristoranti, in piccoli pub, avere una microfonazione e sentiremo che risultato avremo. Non spaccare le orecchie ai nostri compagni di band che sono veramente a 1 metro dai piatti con le orecchie e chissà se saremo in grado di farlo. In questo video però ascolteremo solo ed esclusivamente il microfono dell'iPhone che sto usando in questo momento. Come sentite, questo brutto audio viene direttamente dal microfono, perché come sempre voglio farvi sentire la batteria a livello acustico. Sentite un po'. Il suono, come siete abituati ormai a sapere, io suono e parlo, così potete sentire il rumore della mia voce direttamente dal microfono dell'iPhone mentre uso questi piatti. Ovviamente i crash sono abbastanza presenti, come potete sentire, ma anche se parlo sopra vi potete rendere conto del rumore che possono fare. Ride, andiamo sulla campana. Aperto, come sentite, è bello presente. Non farò una recensione di questi piatti, nel senso che potete trovarla ovunque su YouTube, ormai ce ne sono tantissime di recensioni. Quello che volevo farvi capire è il livello di rumore, di proiezione del suono di questo set rispetto al suono acustico di questo strumento, cioè che è pressoché inesistente, come già sapete. E attenzione bene alla grandissima novità. Seguirà prestissimo un video che caricherò in lingua inglese. Perché farò questo tentativo? Mi raccomando, supportatemi, farò del mio meglio per essere chiaro. Perché io stesso ho cercato mesi fa proprio questo risultato. Il motivo per il quale ho comprato questi piatti, oltre a studiare, ricordatevi, studiare a casa facendo poco rumore, poter suonare dal vivo con dei piatti che non facciano tutto il rumore che fanno quelli normali in locali
chiusi, piccoli, con i nostri compagni vicini, oppure dove l'acustica è veramente pessima, fidatevi, mi è già successo mille volte, non ho trovato in giro per internet in nessuna lingua un video dove qualcuno tentasse di microfonare piatti low volume in un tentativo sia di registrazione in studio sia come risultato dal vivo. E quindi nel prossimo video che caricherò troverete proprio me, proprio qui, che farò la registrazione di questi piatti con diversi setup di overhead o microfoni dinamici. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, guardate il video, supportatemi, anche se sarà in lingua inglese, quindi il grande passo di parlare anche in inglese. Soltanto in quel video sentirete la batteria MPS-1000 insieme a un set di piatti low volume. Chissà quale sarà il risultato. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguito, grazie ancora di aver aspettato con pazienza, sono contentissimo perché avete guardato un sacco i miei video, ringrazio tutti quanti davvero, tutti i video hanno migliaia di visite, perciò per me è una soddisfazione straordinaria ed è tutto grazie a voi. Cosa potete fare? Lasciare un like, continuare a commentare, fare delle domande e iscrivetevi al canale, questo mi aiuterà tantissimo a crescere ancora di più. Un'ultima novità, sto lavorando per voi per rispondere alla fatidica domanda: come si fa ad aggiornare il firmware della centralina attraverso l'utilizzo del Mac? Quindi Mac OS X. Su Windows tutto bene, ma la grande domanda è: come si fa con Mac? Ve lo svelerò presto. Ci vediamo presto ragazzi, Caragdur!